mamma mia, ciao, benvenuta. Grazie, grazie. Questo applauso è per te. Effetto del pubblico, vuol dire che... bello anche aver iniziato così, non me lo ricordavo nemmeno. Non te lo ricordavi? No, ma questa sera avrà diverse... Le sorprese sono all'ordine del giorno. Te ne aspettano di quel trovare delle sorprese anche in studio, Federica. Vedrete, state con noi perché ci divertiremo. Va bene. Innanzitutto, complimenti. Grazie. Ma hai notato come ti ho presentato? Sì, ho detto, veramente è perfetta, porta perfino fuori i cani, pulisce la lettiera del gatto. Sì. Come fai? Non lo so. Sei Wonder Woman. Guarda, scusa, intanto devo capire come stare seduta su questo sgabello. Esatto. Aspetta un attimo che ti vedo già una telecamera lì così. Okay. Esatto. No, beh, insomma, come fanno le mamme, le mogli, le case. Passione più grande è oltre a... Passione, uno lo fa volentieri, si alza al mattino. Ma poi ti posso dire, alla fine hanno una capacità in più, quello di essere madri, mogli, lavoratrici, donne. Insomma, noi curiamo anche gli uomini, curiamo anche voi. Ci stirate pure le camicie. Sentite, Federica è la quintessenza dell'energia, della carica, anche della giovinezza, perché non invecchia mai. Sì, Eppure tu hai debuttato giovanissima al fianco di un grande, a cui vorrei che veramente Studio 5 dedicasse un grande applauso, di Enzo Tortora. Enzo Tortora. Un casting di quelli affollatissimi, prima selezione, la seconda, poi la terza, alla fine rimanemmo in sei, ne avevamo bisogno soltanto di tre e ci misero in un piccolo studio, grazie eccetera, fino a che poi mi ricordo importante, ricordo di un grande... I primi passi sì. E noi abbiamo trovato un insieme, guarda è tutto da vedere, è una sorpresina, una ciliegina, guardati i primi passi in TV di Federica Panicucci. Aiuto, vediamo. Perché che tenerezza. Come ha reagito la tua famiglia di fronte alla tua capacità? Quando ero piccola. Mio padre mi ha sempre detto, prendilo come obiettivo, questo va bene, altrimenti se deve essere un passetto, vabbè, poi alla fine l'hai ho bollato. Lasciato perdere, ho seguito questa strada. Essa, però sei una grande. Ad onorem. E ci Federica. Grazie. Guardiamoci anche, cantiamo con Liccia. Mamma mia, debutto di attrice. Certo. Ci siamo mostrato qualche puntata fa proprio con Cristina. E poi un'icona, Ma sai che quest'anno festeggio 26 anni di televisione? Sì, di Little Federica. Dai, guardiamo. In diretta, mi dicevi che nei telefilm di Licia eri doppiata. Certo, bello. Senti, dimmi. Hai lavorato con due edizioni del Festival Bar. E poi soprano, veramente, che io andavo all'università, arrivavo a casa alle 7 con il treno, correvo alle Ferrovie Nord, volevo arrivare in tempo per accendere, mi godevo il gioco delle ragazze. Era le ragazze. Era davvero un programma seguizibile, no? Perché tu pensi al muro, le domande. Avventura! Ma che è successo? Stupendo! La TV. Sì, assolutamente. Vero, la popolarità è targato Festival Bar. Ma tu lo sai com'è arrivata la richiesta del Festival Tavalletta? Insieme a Claudio Cecchetto. Vittorio, il patron del Claudio non può perché Claudio ebbe un piccolissimo problema di salute. Presenti tu il Festival Bar. No. Mi fece, insomma, credo fu una delle emozioni più grosse della mia vita. Abbiamo trovato una puntata emozionante con Amadeus. Puntate, però ci guardiamo Amadeus. Che meraviglia, andiamo a vedere. Credo di interpretare qua tutto il pensiero delle signore che ci stanno cazzo vicino. Non hai trovato altro di meglio da fare che dargli un premio. Sì, che dargli una special award. Continua! Un po' i capelli di Federica Panicucci. Perché hai deciso di tagliarti i capelli? Di solito quando una donna lo fa... Ma hanno perseguitato questi capelli per anni. Ma non è da te, mamma mia. Miei, li faccio. Non me ne puoi prestare un po' che ogni volta ci mette a disposizione tutto. O l'avresti amato molto o non ti sarebbe piaciuto per niente. La concatenazione di una serie di cose. Chiacchierare un attimo. Siamo sempre a Milano. Siamo tutte e due toscane. Siamo tutte e due. Lui sta a Lucca, io sto vicino lì. Quindi insomma, sicuramente vincente. Legata. Si vedeva che stavate bene insieme. Guardarti perché grazie. Ti meriti.